Il risparmio, come prevede la Costituzione, deve essere tutelato in tutte le forme. C'è purtroppo stato un abuso, c'è stato un abuso per fare cassa, non informando i risparmiatori del rischio che correvano, e per tale ragione questi giudizi stanno dando ragione a noi, che ci siamo battuti fortemente per far riavere quanto è dovuto a questi clienti, risparmiatori, persone che stanno sul territorio. Diciamo, intanto parliamo di numeri importanti, circa 400 risparmiatori, importi che si aggirano, che superano i 10 milioni di euro, soldi tolti al territorio. E oggi la nuova proprietà, la Banca Popolare di Bari, che ricordiamolo, oggi è sotto Mediocredito Centrale, deve rispondere per questi atti che sono stati compiuti in quegli anni. Merito alla Federconsumatori, con l'allora compianto Ernino D'Agostino, di averci creduto fin da subito. Assolutamente sì, è stata una persona che da subito ha conciliato anche le esigenze anche del sindacato, dei lavoratrici, dei lavoratori, e quindi dobbiamo, diciamo, anche in questo momento ringraziarlo, perché si è battuto veramente per, diciamo, come dire, per i diritti dei risparmiatori, ma non tenendo conto ben preciso, in modo preciso, quali erano anche le incombenze che tutte le voci dei lavoratori stavano e hanno vissuto in quegli anni. Le sentenze, diciamo, che sono di questo mese, che hanno riconosciuto il diritto, appunto, dei risparmiatori a prendere queste somme, oltre gli interessi a rivalutazione dal momento del danno, appunto dal 2014. Per me è una soddisfazione doppia, perché oltre ovviamente alla soddisfazione professionale c'è anche la soddisfazione per far tornare su questo territorio risorse, risparmi che erano dei cittadini teramani, e che è giusto quindi che vengano risarciti o comunque rimborsati. Si pongono in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione. Faccio presente che una di queste sentenze, perché sono poi impugnate purtroppo dalla banca in Corte d'Appello, ma una di queste sentenze è stata già decisa dalla Corte d'Appello, e ha deciso anche la Corte d'Appello dell'Aquila favorevolmente ai risparmiatori. Ovviamente la parola fine sarà messa dalla Corte di Cassazione, però noi siamo fiduciosi perché siamo in linea con quell'orientamento.